Ciao a tutte e a tutti, oggi un video su richiesta. Mi è stato chiesto di fare un video su come mettere la chiusura lampo, la zip, nella tasca, cioè come fare una tasca, la tasca interna di una borsa con la zip. Non ricordo assolutamente il nome, però poi dopo lo cerco e magari lo metto qui. Niente, non è facilissimo, bisogna stare molto attenti. Quindi io, siccome avevo tagliato più di un mese fa il tessuto per farmi una borsa, l'avevo visto questo tessuto, mi è piaciuto e mi era scattato proprio la scintilla. Ho detto, ma se lo prendo mi faccio una bella borsa così per l'estate, pratica, perché è un tessuto bello grosso, consistente, quindi ho fatto così. L'ho tagliata e l'ho messa lì. Allora, dato che devo fare anche la borsa, ho pensato di fare il video giusto per far vedere come fare la tasca interna. Si presenta così all'interno, perché questa è la fodera, si apre, vedete? La dimensione della chiusura potete sceglierla voi. Questa forse da 18, da 20, non lo so. O 18-20, però potete farla anche più grande, perché questa ad esempio è una bella borsa grande, e dietro è così, vedete, rimane piatto, quindi è rifinita, ma poi questo andrà coperto dalla borsa, quindi tutto questo non si vedrà, si vedrà solo questo qui all'interno della borsa. Niente, io vi lascio il video, spero di essere stata chiara, perché ci sono dei passaggi in cui bisogna stare molto molto attenti quando si taglia. Come sempre, se il video è utile, pollicina in su, così lo facciamo girare. Vi saluto e vi lascio al video. Ciao! Dunque, per preparare la tasca interna di una borsa o di una qualsiasi altra creazione, dobbiamo innanzitutto prendere la chiusura della lunghezza che ci occorre. Questa non ho misurato come al solito, ma dovrebbe essere da 20, sì, o da 18 o da 20. Comunque ci serve la chiusura, supponiamo che questa sia da 20, forse lo è, non sono mai seria e professionale, e va bene. Dobbiamo prendere il tessuto della fodera interna, quindi singolo, e poi un quadrato di tessuto che andrà all'interno per fare la nostra tasca. Dovrà essere più grande di, diciamo, 2 centimetri della chiusura, quindi se questa chiusura è da 20 dovrà essere 24 per la profondità che vogliamo. Questo vediamo quanto è, questa è più o meno 20-22 di profondità, andrà all'interno e sarà la nostra tasca insieme ad un altro pezzo identico. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere la nostra chiusura e segnarci l'inizio e la fine, i lati, la mettiamo dritta, vedete questo segno, questo cosettino in metallo. Io adesso aumento un po', così si vede, ecco, il fermo in metallo, e mi metto un segno dove finisce, e poi un segno dove inizia la chiusura, quindi qua. Devo farmi un rettangolo della larghezza di 1 centimetro e della lunghezza di tutta la chiusura. Ok, quindi lascio un 3 centimetri dall'alto e mi segno, ho perso il segno, non scrivo sta penna, non scrivo perché stoffa Roberta, la carta scrive, vabbè. Quindi mi faccio il segno, la scrivo. Mi traccio il mio rettangolo, quindi prendo questo tessuto e arrivo, quindi mi agevola e vado dritta. Mi traccio il mio rettangolo, che è questo. Allora, spesso mi avete chiesto come si chiama questo, che cosa devo cercare. Questo lo trovate come regolo per cucire, regolo.
Quindi poi un centimetro, 6 centimetri, ok, e un centimetro. Di nuovo così. Io devo lavorare dentro questo rettangolo. Quindi che cosa devo fare ora? Mi devo disegnare degli angolini così. Faccio anche una riga al centro, quindi così, perché sarà la riga dove andremo a cucire, cerchiamo di andare dritti, così, no? E poi congiungo così, faccio due angolini, la faccio vedere da vicino. Cosa devo fare? Ve lo mostro meglio da vicino. Vedete il disegno che ho fatto io? Quindi il rettangolo sopra e sotto, la riga interna a metà e questi due angolini così in diagonale. Dopo aver disegnato il mio rettangolo con la linea interna e fatto gli angolini, dovrò cucire qui, qui, qui e qui tutto il rettangolo, ok? Quindi qua, qua, qua e qua. Dobbiamo cucire tutto attorno. Ricapitolando, diritto con diritto. Poi, se trovo il mio cappellino, eccolo qua. Poi spilli i due tessuti e poi il rettangolo. Vedete che io ho cucito tutto il rettangolo attorno. Qui non si vede, però aspettate, al rovescio si vede. Ecco qua dove ho cucito. Vedete? Tutto il rettangolo. Ora state attente, perché non è una cosa semplice, insomma, non dobbiamo tagliare lungo questa striscia qui, stando attenti a questi angolini. Ok? Io mi aiuterò col cosino per tagliare le al cosino. Io ormai ho la mia terminologia. Il tagliasole, beh, siamo, beh, una volta tanto siamo serie. Giusto per il primo pezzettino, poi continuerò con la forbice. Queste ormai non tagliano più bene perché io le sto utilizzando per tagliare carta, e poi quando arrivo qui all'inizio del triangolino, faccio questo, devo tagliare il triangolino avvicinandomi il più possibile all'angolo, ma stando attenti a non tagliare troppo. E questa è la parte cruciale. Ok? Vedete? E anche dall'altra parte. Così. Ora dobbiamo infilarlo all'interno. E questa sarà la nostra parte della fodera che rimarrà a vista, diciamo. E questo andrà all'interno. Vedete? Lo mandiamo dietro così. Ok. Vedete? L'apertura è questa qui. Dobbiamo sistemarlo bene ora, eh? Quindi ce lo mettiamo al rovescio. Vedete che rimane rifinito anche al rovescio così. Tiriamo bene, ci aiutiamo con gli spilli. Sì. L'ideale sarebbe stirare bene ora i tessuti in modo da schiacciare prima di sistemare la chiusura. Adesso a me non è che sia molto agevole per me con la pittrice
con la videocamera davanti, però faccio del mio meglio. E va bene. Questa sarà la nostra parte interna. E questa la parte esterna. Io vi consiglio di stirare. Io lo faccio ora. Quindi stiro. Perché poi dobbiamo prendere la nostra zip. Non so più dove l'ho messa. Vabbè, adesso stiro e poi ci rivediamo. Ecco qui, ho stirato bene, metto la mia chiusura appoggiata così e sopra faccio andare il foro, chiamiamolo così, dai. E mi sistemo la chiusura con gli spilli, la fermo. Perché adesso dobbiamo cucire la chiusura, vedete che qua è più, il foro è più corto, quindi devo farlo un po' più lungo, però a me va bene anche così, tanto mi interessa per mettere qualcosa, la tasca, non... Però si può sempre disfare se è corto e si allunga, quell'angolino. Quindi metto gli spilli, sarebbe meglio imbastire come sempre. Io poi sotto metto sempre questa coperta bianca per tenere tutto pulito e quindi devo aiutarmi con le dita per mettere gli spilli, altrimenti prendo anche il lenzuolo di sotto. Quindi ho preso due, sì. Sì, dobbiamo cucire proprio la chiusura, la zip, quindi adesso io poi me la sistemo meglio perché è messa male, quindi fermiamo anche il tessuto di sotto con gli spilli, così ce lo teniamo fermo e non va a disturbarci quando dobbiamo cucire con la macchina la chiusura. Quindi sistemiamo bene al centro la zip e cuciamo tutto attorno, quindi così, così, così e così. Ricordiamoci di utilizzare il piedino per le chiusure, che sarebbe questo qui, ok? Quindi cuciamo la chiusura e poi ci rivediamo. Ora che abbiamo cucito la chiusura, la camera è sempre sopra il tessuto, eccola qui come si presenta. Vedete che io ho imbastito, quindi devo togliere il filo, guardate un po' se si vede. Okay, tutto attorno, adesso non ho stirato, quindi rimane un po' così, però poi stirerò bene. Lo metto a rovescio in questo modo qui, mi taglio un altro pezzo di tessuto, io uso sempre quello del tessuto della borsa esterna, però voi potete utilizzare anche fodera, non c'è problema, e lo posiziono sopra diritto con diritto. Vedete che questa parte così, questa deve stare libera. Possiamo anche impunturarla dalla parte di fuori, come vogliamo, però dobbiamo posizionarla fuori e cucire qui sopra, così. Così. Dopo aver cucito qui, dobbiamo cucire tutto attorno. Ok? Sempre tenendolo libero, non attaccato alla fodera, deve essere indipendente, capito? Adesso cucio prima qua, poi vi faccio vedere. Niente, non ho registrato, spero che l'altro l'abbia registrato. Dopo aver cucito qui, vedete, prendo i due tessuti solo della tasca, indipendenti, e mi metto gli spilli perché devo cucire tutto attorno. Guardate un po' qui, qui e qui, senza cucire la fodera, deve essere indipendente, va bene? Quindi tutto attorno,
Dopo aver cucito possiamo anche passare la ripulitura se vogliamo. Se non vogliamo, no, tanto questa rimarrà all'interno. L'importante è che ci sia un po' di tessuto tra la cucitura e il bordo, perché altrimenti se questo poi è abbastanza consistente, quindi non serve nemmeno. Ecco qui, ho cucito tutto attorno. Adesso posso tagliare il tessuto in eccesso. Vedete che la tasca è indipendente, quindi taglio e passo una ripulitura se penso che sia necessario. E la nostra tasca interna è pronta. I fili, ma non importa perché poi andrà con la borsa. Adesso vediamo un po', vuole stirata bene, quindi si apre e questa è la tasca capiente. Eccola qui. È tutto qua.